Le polemiche non fanno onore alla memoria del professor Galasso, a una cerimonia così toccante, e quindi le polemiche sono solo nella testa, nel cuore di chi le ha fatte. Mai c'è stata nessuna polemica con la famiglia, mai c'è stata alcuna assenza di partecipazione e di ricordo del comune, anzi abbiamo tributato al professor Galasso gli onori massimi che si danno a cittadini illustri della nostra città, eccellente storico, punto di riferimento indissolubile del mondo accademico partenopeo, nazionale e internazionale, apprezzato da chi non, da chi condivideva le sue idee politiche, rispettato sempre nelle sue analisi critiche anche da chi non ne condivideva il pensiero politico. Come non ricordare l'impegno istituzionale a difesa dell'ambiente, del paesaggio e dei beni comuni? L'unica nota stonata sono le polemiche che qualcuno ha ritenuto di fare, sporcando una giornata di così bella unità della città, l'unità di una città con pensieri differenti. Ecco perché Galasso è un partenopeo doc, perché era un pensiero laico, un pensiero critico, un pensiero autonomo col quale si poteva andare o non andare d'accordo, ma che sicuramente non avrebbe apprezzato le polemiche che qualcuno ha pensato di fare in queste ore, veramente disturbando una iniziativa, un momento così toccante. Ma credo che quelle polemiche, come giustamente ricordava lei, sono state spazzate da una giornata che ha visto tutti quanti uniti. Forse la prossima volta qualcuno, prima di scrivere, farebbe bene a pensare.